Una conferenza di Norberto Bobbio, voluto qui dal direttore dell'Istituto, l'indimenticabile Pietro Piovani. La presenza di Bobbio qui oggi sottolinea dunque un'antica amicizia, cui noi teniamo moltissimo, e la presenza di Bobbio qui non solo per una conferenza, ma per un corso di lezioni, sottolinea l'impegno costante di Bobbio, che non è solo il grande studioso che voi conoscete, ma che è maestro di vita civile anzitutto, ma anche maestro dei maestri. La scuola italiana, l'università italiana si può fregiare di alcuni grandi nomi usciti dalla scuola di Bobbio. Del resto è significativo che a questo corso l'affluenza non solo di italiani ma di stranieri sia amplissima. Fra i borsisti, 6 colleghi spagnoli, colleghi che vengono altresì dalla Danimarca, dal Belgio, dalla Polonia, dalla Germania, dall'Argentina. Oltre 150 le domande di ammissione a questo corso, che abbiamo dovuto selezionare con qualche pena spesso, ma che sottolineavano l'importanza della presenza di Norberto Bobbio qui. E con oggi Bobbio entra a far parte del corpo docente della nostra scuola, con nostro grande onore, corpo docente di cui è decano il professor Gadamer. Bobbio è oggi qui per le lezioni, che dureranno fino a sabato. Sabato vi sarà una pubblica lezione che fa parte integrante del corso e che si terrà al Teatrino di Palazzo Reale, per poter dare la possibilità a quanti volevano ascoltare Bobbio e che siamo stati obbligati a non far entrare qui, per poter dare a loro la possibilità di ascoltarlo nella lezione conclusiva. Da domani le lezioni, visto l'ora legale, cominceranno alle 17:30 in punto. Si tratta di lezioni e quindi anche per questo corso adotteremo il procedimento adottato nei precedenti corsi, per il quale i borsisti a turno sono pregati, e oggi comincerà la dottoressa Tiberi, che non è la prima volta a essere borsista della nostra scuola. I borsisti a turno sono invitati a portare alla lezione successiva un protocollo, un riassunto di alcune cartelle sulla lezione precedente. Questo protocollo viene letto in apertura della lezione, sottoposto quindi alla discussione del professore anzitutto e dei colleghi, prima che si riprenda il corso. Abbiamo visto che questo procedimento, già l'anno scorso messo in atto, è estremamente utile per creare non solo un impegno, ma una continuità nel corso stesso. Per i borsisti e gli ammessi ai corsi che intendono avere l'attestato di frequenza, è richiesta la presenza singolarmente a tutti i corsi. Devo dire che, a sottolineare ancora una volta la necessità in cui ci siamo trovati di ampliare le presenze a questo corso, devo dire che abbiamo il piacere di ricevere qui fra noi oggi il professor Theodore Geras dell'Università di Ottawa, il professor Caponigri di Notre Dame University, colleghi della Università di Napoli, il professor Martano, il professor De Santis, il professor Gentile, oltre evidentemente alcuni membri del Consiglio Scientifico che sono qui presenti e che con la loro assiduità sottolineano l'interesse che l'Istituto ha per la scuola. Scuola che è una creatura, voi sapete, sì dell'Istituto, ma che a sua volta è creatura di quel mecenate cui noi dobbiamo queste attività, che è l'Avvocato Marotta,
e che costituisce sempre per tutti noi uno stimolo quanto un unicum nel nostro panorama culturale. Non vi sono, voi sapete, formalità in questi corsi, quindi il professor Bobbio inizia le sue lezioni oggi per terminarle sabato, e noi ancora una volta lo ringraziamo, perché non è soltanto avere un maestro di filosofia politica e di politologia, ma avere appunto una persona a cui gli intellettuali italiani più giovani guardano sempre con attesa e con profonda devozione. Grazie. Mi ricollego alla rievocazione dell'amico Gregory. Settembre 1975. Non posso rientrare in questa sala senza ricordare l'amico carissimo, l'amico fraterno Pietro Piovani, che mi invitò. Che mi invitò a tenere una conferenza a Napoli. Mi disse: è molto tempo che non vieni più a Napoli, forse non hai mai tenuto una conferenza a Napoli, vieni. C'è un istituto. Mi parlò così vagamente di questo istituto. Quando io entrai in questa sala, ma la disposizione era diversa, si parlava là, ricordo. Egli mi presentò e mi fece capire che la mia conferenza era la conferenza introduttiva, iniziale, dell'attività dell'istituto. Desidero dedicare queste mie lezioni alla sua memoria. Se un giorno riterrò che queste lezioni debbano essere pubblicate, scriverò il suo nome nella prima pagina, a ricordo di un amico che tutti quanti, con grande commozione, abbiamo perduto. È inutile dire che la presentazione di Gregory è stata un po' imbarazzante. Imbarazzante per molte ragioni, perché voi capite benissimo che parlare di Hegel, soprattutto poi parlarne a Napoli, è sempre estremamente difficile. La filosofia di Hegel è una specie di, voglio dirlo un po' scherzosamente, è una specie di pozzo senza fondo, e che più si scava, più ci si accorge che non si è arrivati al fondo. Proprio in questi giorni, rimettendo a posto i molti appunti che ho preso su Hegel, in questi anni, centinaia e centinaia di foglietti sparsi, leggendo e rileggendo alcune cose scritte su Hegel in questi ultimi tempi, ho avuto la netta impressione di dover cominciare da principio. In fondo, quasi come non me ne fossi mai occupato, quasi come uno scolaretto che deve sempre ricominciare. Soprattutto poi parlarne a Napoli. Quando Piovani mi invitò, io scelsi come argomento un altro argomento napoletano, ricordi,
Giambattista Vico, e dissi per un torinese parlare di Vico a Napoli è un po' come portar vasi a Samo. Sono recidivo, la seconda conferenza, non su Vico ma su Hegel, posso aggiungere e nottole ad Atene. Voi sapete che la nottola è un uccello di cui Hegel ha parlato proprio alla fine della preparazione della filosofia del diritto. La filosofia è l'uccello notturno che viene al crepuscolo. Per una citazione un po' scherzosa, vi leggo un brano di Giuseppe Mazzini, un brano che risale al 1865, pubblicato sull'Unità, 17 maggio 1865, una bella pagina contro il cesarismo, a proposito della polemica antinapoleonica, soprattutto contro Napoleone III. E dice: è questa teorica, la teorica del cesarismo, la stessa che campeggia in molti lavori storici dell'ultimo quarto di secolo e scende da una filosofia, quella di Hegel, che oggi tanto è l'amore di chi governa all'educazione della nascente Italia, punto esclamativo, si insegna all'Università di Napoli, alla gioventù, e si stilla inavvertita negli animi l'adorazione alla forza manifestata nei fatti compiuti, sottolineato fatti compiuti, contro teorica siffatta, ebbene che in nome della coscienza umana e della morale offesa qualcuno protesti. Si tratta, come avete capito, di una delle polemiche costanti contro Hegel che hanno attraversato tutto questo secolo e mezzo che ci separa dalla pubblicazione delle opere di Hegel, e lo vedremo poi nel corso della lezione. Hegel, filosofo della storia, che ha razionalizzato la storia, per cui tutta la storia è in certo senso necessitata, e il filosofo, appunto, con la famosa nottola che viene dal crepuscolo, non può far altro che constatare quello che è avvenuto e in qualche modo giustificare quello che è avvenuto, perché tutto quello che è avvenuto è in certo senso razionale, corrisponde ad un disegno della provvidenza o, se volete, dello spirito. Tanto più, ripeto, parlare di Napoli, parlare di Hegel a Napoli, soprattutto per uno che viene da Torino, città poco filosofica, e assolutamente punto hegeliana, salvo che, come è noto, Gentile interpretò la filosofia di Gioberti, che è l'unico grande filosofo torinese, la interpretò, ma con una certa forzatura, come una specie di filosofia hegeliana trasferita in Italia. L'unico filosofo della scuola hegeliana che abbia insegnato a Torino, lo ricordavo ieri agli amici, fu Pasquale d'Ercole, che era però un meridionale.
era un pugliese. Insegnò per molti anni a Torino, morì a Torino nel 1917, lasciò a Torino la sua biblioteca, alla facoltà di lettere e di filosofia, ma non fece scuola. Non ci sono filosofi hegeliani che siano usciti dalla scuola di Derkel, pur avendo insegnato per molti anni a Torino. L'unico filosofo di una certa fama che fu allievo di Derkel, che abbia poi insegnato per molti, molti anni nelle università italiane, è Piero Martinetti, il quale è un filosofo non hegeliano, diciamo pure anti-hegeliano. Scrisse un libro, in realtà non si tratta tanto di un libro, ma di una raccolta di lezioni, su Hegel, che furono poi pubblicate. Un libro non è una delle sue opere più importanti, ed è un'opera anti-hegeliana. Potremmo avvicinarla alla frase di Mazzini, che ho detto. Derkel era un filosofo il quale si riconosceva hegeliano, disse che era stato hegeliano per tutta la sua vita, difese la filosofia di Hegel contro gli attacchi si direbbe da destra e da sinistra, e per dirvi quale fosse l'importanza che gli era riconosciuta, cito qui una frase di una recensione della Literarische Rundschau, quindi della rivista tedesca, dell'agosto del 1866, che dice: il Derkel è per l'Italia settentrionale ciò che il Vera era per l'Italia meridionale, e Vera appartiene ad una generazione precedente. Perciò si spiega che abbia dedicato al Vera la sua opera. Ancora una premessa. Le mie lezioni, come avete potuto rilevare dal programma, sono dedicate esclusivamente alla filosofia politica, alla filosofia giuridico-politica, ma la distinzione fra il diritto e la politica è difficile da fare, soprattutto rispetto all'opera di Hegel. Per quale ragione? Intanto per una ragione preliminare e semplicissima, che è la parte dell'opera di Hegel che io conosco meglio, anzi forse è l'unica che conosco, e poi perché è impossibile occuparsi della filosofia del diritto o della politica senza scontrarsi con Hegel. E poi ancora per una ragione meno estrinseca, e qui voglio porre questa tesi anche come domanda, che può richiedere esigere una risposta. La filosofia di Hegel è eminentemente, forse è un'interpretazione forzata, ma forza un po' le cose per suscitare una reazione, è eminentemente una filosofia politica. Dei grandi filosofi della storia dell'Occidente, forse solo Platone può essere considerato come Hegel un filosofo eminentemente politico, anche se non esclusivamente politico. Pensate a tutte le opere di Platone che hanno un riferimento preciso, diretto, esclusivo alla politica, come la Repubblica, le leggi, il politico, la famosa settima lettera, eccetera. Donde una domanda imbarazzante: come mai il primo e l'ultimo filosofo dell'Occidente sono stati filosofi eminentemente politici? Che Hegel sia stato l'ultimo filosofo dell'Occidente
nel senso in cui da Platone in poi si parla di filosofia, e ci intendiamo fra di noi quando parliamo di filosofia, a me non pare dubbio, riferendomi al celebre libro di Leavitt, che fu poi pubblicato, tradotto anche in italiano, e che negli anni immediatamente dopo la guerra ebbe una grande diffusione. Da Hegel si ripartono due filoni, quello che va da Kierkegaard a Nietzsche all'esistenzialismo, l'altro che va da Marx alle varie filosofie della prassi, due filoni che non si ricongiungono più, se non in qualche tentativo anche recente, un po' stravagante, devo dire, un po' bizzarro, di unire Marx e Heidegger e l'esistenzialismo. Il positivismo ha inteso la filosofia come sapere delle scienze, che nasce dalle scienze, e ha ucciso la filosofia come sapere totale. E nessuno dopo ha più trovato il filtro magico per farla risuscitare. Di questa preminenza politica, ripeto, è una affermazione forzata che fa, cioè la forza proprio per suscitare una reazione, di questa preminenza politica adduco due prove. Primo, la interpretazione di Hegel pro e contro, di cui parlerò stasera, sono quasi tutte interpretazioni politiche. È vero, ci sono state anche le interpretazioni religiose, a rigore bisognerebbe distinguere le interpretazioni religiose pro e contro. C'è un pro e contro politico nei confronti di Hegel, come c'è un pro e contro rispetto alla sua idea della religione. Ma ha notato giustamente Claudio Cesa, che è uno dei nostri maggiori studiosi di Hegel, che l'interesse per Hegel religioso si è molto attenuato in questi ultimi anni rispetto all'interesse per lo Hegel politico. La seconda ragione è che queste interpretazioni sono state distinte sin dall'inizio in base a un criterio di divisione nettamente politico: sinistra, destra e centro hegeliano. Pro e contro, e qui entro nel tema. Pro e contro Hegel. Il pro e contro rispetto ad un filosofo è il carattere più autentico della sua classicità. L'anno scorso, dovendo fare una conferenza su Max Weber, un convegno weberiano, mi posero il problema se consideravo Max Weber come un classico, e dissi: quali sono i caratteri che contraddistinguono un classico? Quando è che noi diciamo di un grande scrittore, in questo caso di un grande filosofo, che è un classico? E ho fissato questi tre elementi che vi espongo, anche qui praticamente per ragioni di perché devo in qualche modo fare delle affermazioni che so benissimo sin dall'inizio che possono essere contestate.
Primo carattere. È classico, noi chiamiamo classico uno scrittore, qui parlo di un filosofo, io mi riferisco ai filosofi, che è considerato come l'interprete del proprio tempo. Interprete autentico e unico del proprio tempo, le cui opere vengono utilizzate per comprendere il tempo in cui quel filosofo è vissuto e ha scritto. Impossibile capire l'Europa dopo la Rivoluzione Francese, il periodo napoleonico sino all'età della Restaurazione, senza passare per Hegel. Hegel può essere considerato nello stesso tempo un punto di partenza, un punto di arrivo e un punto di partenza. E un punto di arrivo e un punto di partenza proprio perché vive in un periodo di crisi, di passaggio da un'epoca a un'altra. Punto di arrivo, è certamente Hegel un punto di arrivo di tutta la tradizione giusnaturalistica, questo non c'è dubbio. Si può dire che con Hegel finisce la tradizione giusnaturalistica, però lo vedremo nelle prossime lezioni. Finisce la tradizione giusnaturalistica, anche se ci sono dei rapporti molto stretti tra Hegel e la tradizione giusnaturalistica, su cui io ho insistito in alcuni miei scritti che poi sono stati pubblicati nel mio studio degli anni. Ma Hegel non è soltanto il punto di arrivo, ma anche il punto di partenza. È il punto di partenza, soprattutto in questi ultimi anni, dal libro di Lukács, che citeremo più volte, Giovane Hegel, è stato considerato il punto di partenza tutto il filone di un certo filone marxistico. C'è tutta un'interpretazione di collegamento di Marx con Hegel, che considera Hegel come il punto di partenza della nuova, di un nuovo filone di studi filosofici, di concezione del mondo, eccetera. Appunto, dicevo, punto di arrivo e punto di partenza perché rappresenta un momento della crisi. In Hegel si rispecchia e forse si consuma la crisi di un'epoca, il passaggio dalla visione totale del mondo alle specializzazioni del sapere scientifico. Quello di Hegel è indubbiamente l'ultimo grande sistema globale, totale, onnicomprensivo e onniabbracciante. Rappresenta la fine della filosofia sistematica. Ci saranno altri sistemi filosofici dopo, ma sono sistemi quasi sempre di carattere un po' dottrinale, accademico. Ricordo un aneddoto su Croce, perché gli italiani conoscono benissimo, raccontato da Leone Ginzburg, che aveva accompagnato Croce a Parigi in visita a Valéry, e Valéry, dimostrando di non sapere assolutamente nulla di Croce, sapendo a malapena che era un filosofo, gli domandò che cosa avesse fatto, che cosa avesse scritto, e Croce, con quell'aria così un po' sorniona, autoironica, disse che aveva scritto presque un système, quasi un sistema, ma pur avendo scritto quasi un sistema, Croce sapeva benissimo che l'importanza della filosofia non era il sistema. Questo noi che abbiamo studiato Croce lo sappiamo bene. Secondo carattere del filosofo classico. Filosofo classico noi possiamo considerare quello che ha proposto concetti generali, categorie mentali o addirittura intere dottrine, intere teorie,
che sono entrate nel patrimonio comune delle idee di cui ci serviamo per comprendere la realtà. Anche una realtà molto diversa di quella che fu studiata con quelle categorie dal filosofo. Sono pochi i filosofi la cui eredità, da questo punto di vista, sia tanto ricca e feconda come Hegel. Pensate a temi così caratteristici della filosofia hegeliana come lo spirito del mondo, lo spirito del tempo, lo spirito del popolo e il rapporto così difficile da stabilire tra questi tre spiriti, perché non vanno sempre di conserva, lo spirito del popolo e lo spirito del tempo, molte volte sono in contraddizione, però l'uno e l'altro servono, diremmo così, a rappresentare il corso dello spirito del mondo. Ma pensiamo soprattutto ad una categoria che è veramente soltanto hegeliana, sempre dal punto di vista della filosofia del diritto e della filosofia politica, è l'eticità. È una categoria hegeliana che è stata introdotta da Hegel nella filosofia della politica, lui stesso lo dice in uno dei paragrafi della filosofia del diritto, e che è tanto hegeliana che è rimasta esclusivamente hegeliana, non ha avuto grande seguito, però è una categoria senza la quale noi non possiamo capire la filosofia del diritto di Hegel. In un certo senso questa categoria intendiamo l'insieme dei costumi. Il costume nelle filosofie della storia tradizionali sta all'inizio, mentre per Hegel l'eticità sta alla fine, come momento della moralità oggettiva, distinta dalla moralità soggettiva che lui chiama moralità, moralité nel senso cartiano. Moralità oggettiva che poi gli utilitaristi, i positivisti tradurranno a loro modo nel concetto di moralità sociale. È la morale sociale, l'esistenza di Hegel, la morale sociale, tanto che il primo traduttore della filosofia francese, della filosofia del diritto di Hegel, Kahn, poi c'è una seconda traduzione più recente del notissimo studioso di filosofia politica Deratté, non potendo tradurre eticità in francese con eticité, perché la parola in francese è proibita, anche se io ho visto è stata usata, Hippolyte usa, si libera dai condizionamenti linguistici di una lingua così tradizionale, tradizionalista come la francese, e usa le parole eticité. Kant ha tradotto tutta la terza parte della filosofia del diritto di Hegel, che è dedicata all'eticità, alla esistica, con la parola moralité objective, moralità oggettiva, non avendo altre. E ricordo che l'unica volta che incontrai Marcuse in un congresso di molti anni fa, congresso hegeliano a Praga nel 1967, discutendo appunto delle varie traduzioni francesi, varie traduzioni di Hegel. Quando gli disse, lui non sapeva che in Francia si usava l'espressione moralité objective, disse che i francesi non avevano capito niente di Hegel, ma insomma fino a stato di capire, stato di avere delle parole corrispondenti nelle varie lingue. Noi abbiamo utilizzato, abbiamo adoperato già da tempo, io non saprei neanche dire qual è stato il primo, ma probabilmente già i primi hegeliani hanno usato la parola eticità, vuol dire che la nostra lingua è forse un po' più flessibile. Il terzo carattere della classicità è quello che mi permette adesso di entrare nell'argomento. Il filosofo classico
è sempre presente, onde ogni età, ogni generazione sente il bisogno di rileggerlo e, rileggendolo, di reinterpretarlo. Ci sono esempi clamorosi in questi ultimi anni, pensate a tutti i libri che sono stati scritti su Hobbes, su Rousseau, su Nietzsche. Hobbes è il filosofo del totalitarismo o filosofo liberale? Interpretazioni antitetiche. Rousseau è filosofo democratico o filosofo totalitario? Non parliamo di Nietzsche, che è passato da essere, diremo così, un po' il teorico, il sublime teorico dello Stato nazista, a un filosofo amato da una certa parte della sinistra. Così l'interpretazione di Hegel. Sull'interpretazione di Hegel si è scritto moltissimo. Vi voglio ricordare soltanto che proprio alcuni anni fa, nel 1977, è uscito un grosso libro, un grosso dotto, un po' macchinoso, pedante ma molto utile, libro di uno studioso tedesco, Henning Ottmann, che è il primo volume di un'opera di cui il secondo volume mi pare che non sia uscito, intitolato Individuo e società in Hegel. Ma il primo volume intitolato Hegel nello specchio delle sue interpretazioni. Questo libro è una raccolta di tutte le interpretazioni, ovvero le principali, sono decine e decine delle interpretazioni che sono state date di Hegel dal momento della uscita delle sue opere sino ad oggi. Voglio ricordare che prima di quest'opera ne uscì un'altra, anche questa molto importante, di Bayer, che è stato presidente della Hegel Gesellschaft, di una delle due società hegeliane, quella dell'Est, che anche Hegel è stato diviso con la Germania, c'è l'Hegel della Repubblica Democratica e c'è l'Hegel della Repubblica Federale. Bayer, presidente della Hegel Gesellschaft, ha scritto un libro molto utile intitolato Immagini di Hegel, critica delle interpretazioni hegeliane, che è uscito nel 1964. Per darvi un'idea della varietà, della molteplicità e della contraddittorietà, persino un po' sorprendente, di queste interpretazioni, come del resto è molto noto, il libro di Ottmann che ho citato comincia così: Hegel, filosofo dello Stato prussiano; Hegel, teorico dello Stato potenza; Hegel, il nazionalsocialista; Hegel, il padre di Marx; Hegel, il maestro del moderno Stato di diritto. Sono queste, continua, soltanto alcune delle definizioni con cui si suole etichettare il filosofo Hegel, e questo libro, il libro che segue, vuole mostrare quanto unilaterali, storicamente deformanti e ingiuste esse siano. E su questo io sono perfettamente d'accordo. Quanto al libro di Bayer, se noi seguiamo l'elenco dei capitoli, uno intitolato Hegel rivoluzionario, l'altro Hegel restauratore, il terzo Hegel fascista, poi segue Hegel evangelico, cioè protestante, poi Hegel cattolico o cattolicizzato è meglio il titolo di questo, Hegel esistenzialista,
E poi c'è una parte più importante dedicata al rapporto Hegel e Marx. Questa varietà di interpretazioni dipende dal fatto che l'autore classico è colui che ha tanta autorità. Io cerco di dare adesso una spiegazione di questo fatto veramente sorprendente, che questi autori vengono interpretati in modo opposto, secondo le persone, secondo le epoche, secondo i tempi, secondo le situazioni storiche. Ma l'autore classico è lui che ha tanta autorità, tanto prestigio, che coloro che vengono dopo cercano di trarlo dalla loro parte e si valgono della sua autorità per sostenere molto spesso la propria. Così si spiega Hegel, teorico dello stato di potenza o dello stato nazionale o dello stato fascista e ora anche dello stato democratico o dello stato di diritto. Ogni fase della storia dello Stato, dalla restaurazione sino ad oggi, cioè dagli anni hegeliani sino ad oggi, ha avuto il suo Hegel. Ma per la stessa ragione, guardate bene, ha avuto anche il suo anti-Hegel. Infatti, ognuna di queste interpretazioni si è prestata a una critica feroce di Hegel da parte di coloro che erano ostili, di volta in volta, ostili al tipo di Stato di cui Hegel era considerato il portavoce. Insomma, un Hegel teorico dello Stato prussiano è diventato la bestia nera dei liberali, così come lo Hegel precursore dei fascisti ha finito per diventare, soprattutto in questi ultimi anni, la bestia nera dei democratici. In questo senso, parlare di pro e contro Hegel vuol dire che a ogni interpretazione unilaterale si è risposto con una critica altrettanto unilaterale, perché finiva di rifiutare soltanto quella interpretazione e contrapponeva a quella interpretazione un'altra opposta. E siccome è difficile che in un autore ci siano argomenti per sostenere la tesi opposta, salvo che questo autore sia uno schizofrenico, è chiaro che queste due interruzioni o l'una è vera e l'altra falsa o sono tutte e due probabilmente unilaterali. O meglio ancora, a un'interpretazione unilaterale si è reagito con una nuova interpretazione altrettanto unilaterale. E le cose forse sono ancora un po' più complicate, perché tutte queste interpretazioni sono di per se stesse suscettibili di due giudizi opposti. Non so se qui riesco a spiegarmi bene. Uno positivo e uno negativo, secondo l'ideologia da cui l'interprete muove. Si può fare l'esaltazione di Hegel considerandolo il precursore dello Stato etico da parte di chi è fautore dello Stato etico. Qui in Italia ricordiamo la tradizione della filosofia gentiliana. Ma si può accogliere questa interpretazione da parte di un liberale o di un democratico per condannare Hegel all'infamia, come è avvenuto da parte di alcuni interpreti critici molto polemici contro Hegel a partire dal 45 in poi, basta pensare al famoso libro di Popper, La società aperta e i suoi nemici. Lo stesso vale per una delle interpretazioni più diffuse e durevoli, Hegel fautore dello Stato potenza.
C'è un Hegel esaltato perché ha riconosciuto la svolta e la realtà drammatica, ma in modo realistico, senza illusioni, dello Stato potenza, e c'è un Hegel ripudiato per la stessa ragione. In altre parole, di fronte ad un'interpretazione di Hegel che ci ripugna, vi sono due alternative, non una. O si accetta l'interpretazione e si rifiuta Hegel. Si dice sì, effettivamente Hegel è proprio il teorico dello Stato fascista, quindi niente Hegel. Ecco l'atteggiamento di Popper. Hegel è l'interprete moderno dello Stato autoritario, dello Stato totalitario, anzi della società chiusa contrapposta alla società aperta, che risale addirittura niente meno che a Platone, secondo Popper. Oppure non si accetta l'interpretazione, ma allora, volendo accettare Hegel, perché appunto il prestigio della sua classicità serve a corroborare le nostre posizioni, si sostiene un'interpretazione opposta. Facciamo ancora l'esempio dell'interpretazione fascista. Faccio questo esempio perché certamente in Italia è stata la più comune e anche la più conosciuta, soprattutto la gente della nostra generazione. Un'interpretazione di questo genere ha provocato negli interpreti non fascisti due soluzioni: o il rifiuto, Hegel è un cane morto, e questa è certamente la posizione di Martinetti che io ho citato, oppure una diversa interpretazione, come quella del mio maestro Gioele Solari, che vide nella società civile piuttosto che nello Stato la novità del sistema hegeliano, non senza influenza di Croce, il quale scrisse che ciò che noi oggi intendiamo per Stato, e mi sembra che questa interpretazione di Croce della società civile di Hegel sia molto, molto pertinente, che noi oggi intendiamo per Stato, ciò che noi intendiamo per Stato corrisponde a un dipresso, disse un dipresso, non voleva compromettersi troppo, a quello che Hegel chiamava la società civile. Mi sembra un'osservazione molto, molto acuta per capire, poi lo vedremo nella terza lezione o quarta, che cos'è esattamente la società civile di Hegel, che comprende non solo la società civile, sono parole testuali di Croce, che comprende non solo l'operosità economica degli uomini, il cosiddetto sistema dei bisogni, la produzione e lo scambio delle merci e dei servizi, questa è la prima parte delle tre che dividono la società civile, ma anche il diritto, la seconda parte, l'amministrazione, e l'amministrazione o governo in base alle leggi, che è la terza parte, quello che Hegel chiama della polizia o della corporazione. Ritorno alla tesi di Hoffman, l'autore di questo libro, che certamente per quel che riguarda lo studio delle interpretazioni di Hegel è il libro più importante e è quello da cui si può trarre tutti gli argomenti pro e contro. La tesi di Hoffman però, nella divisione che gli fa, nell'articolazione, nella tipologia, diremo così, che fa delle diverse interpretazioni, a me non pare del tutto convincente. Cioè lui sostiene la tesi che vi sia oggi una riproduzione della tripartizione che fu già elaborata ai tempi di Hegel, vale a dire che il pro e contro Hegel oggi si possa distinguere in base allo stesso criterio di distinzione con cui lo si distinse allora, vale a dire in centro, destra, sinistra, eccetera. Alcune obiezioni. Anzitutto faccio presente
che la divisione in destra, sinistra, centro, una volta impostato il problema della interpretazione di Hegel in termini politici, diventa un'interpretazione ovvia. Vale per Hegel come vale per qualsiasi di questi autori classici, le cui interpretazioni, essendo diverse, come ho detto, essendo qualche volta anche antitetiche, possono essere classificate, se sono interpretazioni politiche, in destra, sinistra, eccetera. Ho parlato dell'interpretazione di Hobbes, c'è un'interpretazione di destra di Hobbes, quella che considerava Hobbes come teorico dello Stato totalitario, che fu molto diffusa ai nostri tempi, durante il fascismo. C'è un'interpretazione che possiamo dire di sinistra di Hobbes, quella che lo interpreta come fondatore dello Stato liberale, del liberalismo, appunto perché protegge lo Stato, protegge gli individui, nasce dagli individui, nasce dal contratto sociale, quindi nasce da un accordo con gli individui. Poi c'è un'interpretazione di centro, che è quella oggi più diffusa, che dice Hobbes in fondo non è né un totalitario né un liberale, ma è il sostenitore dello Stato forte, eccetera, che non ha niente a che vedere con lo Stato totalitario dei regimi totalitari, ma neppure lo Stato liberale, che poi nasce da Locke e da Kant, con tutta l'altra tradizione. Lo stesso si può dire per Rousseau. Anche per Rousseau si può dire che c'è stata un'interpretazione che possiamo dire di sinistra. È proprio l'opposto, eh? Quando si dava una curiosità, quando si dava un'interpretazione di destra di Hobbes, si dava un'interpretazione di sinistra di Rousseau, perché Hobbes rappresentava il teorico dello Stato totalitario, mentre Rousseau rappresentava il teorico dello Stato liberale. In questi tempi, io ricordo per esempio monografie del Vecchio, un maestro di filosofia del diritto, faceva di Rousseau il teorico dello Stato liberale, della Rousseau francese, eccetera, in parte anche Gioele Solari. Metteva Rousseau nella tradizione di Locke e di Locke Kant, di Locke che da Locke andava di Kant. Così poi c'è stata invece un'interpretazione di destra. Hobbes, Rousseau, teorico dello Stato totalitario, famoso libro di Talbot che tutti conoscono. E che questo venne invece dopo la guerra, quando ormai invece l'interpretazione di Hobbes si era completamente rovesciata. Sono curiosità, sono queste vicende dell'interpretazione che andrebbero forse meglio, come si dice oggi, rivisitate per capire questo complesso schema. E poi c'è un'interpretazione di centro anche di Rousseau, vale a dire che Rousseau non è né un liberale rivoluzionario, né un scrittore totalitario, ma è il fondatore della democrazia moderna. C'è un tema di fondo della rinascita hegeliana degli ultimi 30 anni, e questo è il mio secondo argomento, contro la... spero che non perdiate il filo contro la interpretazione che dà Hoffman delle diverse interpretazioni. C'è un tema di fondo della rinascita hegeliana degli ultimi 30 anni che contraddistingue l'hegelismo di oggi da quello di ieri, per cui ritengo di non poter accettare pari pari la trasposizione della distinzione tra destra, sinistra e centro da allora ad oggi. Ed è l'Hegel marxismo. L'Hegel marxismo che non poteva esserci allora perché non c'era ancora Marx. Cioè il vedere Hegel dal punto di vista di Marx. O al contrario, Marx dal punto di vista di Hegel. C'è un Hegel marxismo, ma c'è anche un Marx hegelismo. Inutile nascondersi, questo rapporto Hegel-Marx è stato uno dei punti di riferimento di tutto il dibattito pro e contro Hegel in questi ultimi anni. Che, ripeto, quindi è qualcosa di completamente diverso da quello che è stato il discorso, il dibattito su Hegel negli anni immediatamente dopo la sua morte. Questo dibattito, lo ricordate benissimo, è nato dal libro di Lukács, Il giovane Hegel, 1948, poi è stato tradotto anche in italiano, che
era un libro che si opponeva a due interpretazioni, all'interpretazione tradizionale idealistica, quella che faceva di Hegel, diremmo così, l'ultima fase del realismo tedesco, che parte da Kant, poi si sviluppa Fichte, Schellinger, e contro la interpretazione irrazionalistica, ma è soprattutto contro l'interpretazione irrazionalistica che Lukács muove le sue batterie, contro l'interpretazione che faceva capo a Dilthey, soprattutto a Noll, la pubblicazione delle Theologische Jugendschrift all'inizio del secolo. E di qua è nata quella querella intorno al hegelismo di Marx, che ha contrassegnato gran parte del dibattito di questi ultimi anni su Hegel. Basti pensare, cito un libro molto importante pubblicato in Italia, che può essere considerato in certo senso l'anti-Lukács, il libro di Mario Rossi, un libro molto complesso, molto, molto ricco, che io indico sempre ai giovani studiosi di Hegel, perché è oltretutto anche un'enorme massa di notizie sulla storia di tutta l'opera di Hegel dall'inizio sino alla fine, che è un libro in cui la polemica contro Lukács, contro l'interpretazione di Lukács, è continua, comincia subito dalle prime pagine, in cui si dice che sbagliano i marxisti filo-hegeliani alla Lukács. Dovrebbe collegarsi alla scuola della volpe, ma non voglio farmi perdere troppo tempo. L'importanza dell'interpretazione di Lukács sta a me proprio semmai nell'aver additato un campo di studi hegeliani che sino allora era rimasto poco esplorato, il campo degli studi economici di Hegel. Anche se poi questi studi hanno finito per trascurare il fatto, questo lo riprenderò nella quarta lezione, che la società civile di Hegel non è la società civile di Marx. E per identificare la società civile con una sola delle parti in cui è divisa la società civile di Hegel, cioè il sistema di bisogni, soprattutto hanno condotto a un vero e proprio errore di prospettiva, a mio avviso, di tutto l'hegelomarxismo, che consiste nel fare di Hegel, in base con la distinzione di bene o di male, bene o male, il teorico sommo è l'interprete più alto della concezione borghese della società e dello Stato. Interpretazione che io non condivido, ma mi soffermerò su questo nelle prossime lezioni. A parte questo dibattito, che ripeto contraddistingue le discussioni su Hegel in questi ultimi anni, quella che ho fatto in tutto il corso del secolo passato, a me pare che se si vuole individuare un altro carattere particolare dell'hegelismo degli anni 50, direi che si tratta di un tentativo di difendere Hegel dall'accusa di totalitarismo, fascismo, eccetera. Insomma, i libri che hanno fatto più chiasso, oltre quelli che sono soffermati sul rapporto Hegel-Marx, sono i libri che in qualche modo hanno reagito alla fascistizzazione di Hegel, che dopo il libro ricordato di Popper, La società aperta e i suoi nemici, è stato adottata da Ernst Topic in vari articoli, e poi sono stati raccolti in un volume del 1967 intitolato La dottrina sociale di Hegel come dottrina di salvezza, Heilslehre, e come ideologia del dominio, di Herrschaft Ideologie, che sin dalle prime battute pretende dimostrare il retroterra mitico del pensiero hegeliano
e il ruolo della tradizione di questo pensiero nella preparazione e al servizio del Terzo Reich. Si tratta di un vero e proprio processo di riabilitazione dell'opera di Hegel, della Hegelische Rehabilitierung, come è stato scritto più volte in Germania, che come tutte le riabilitazioni ha finito, a mio avviso, del resto come l'altra interpretazione del rapporto Hegel-Marx, ha finito per deformare, falsare, storcere la filosofia di Hegel, la filosofia del diritto di Hegel, non meno delle interpretazioni precedenti. Siccome vedo che è molto tardi, corro un po' più fretta e riassumo. Mi pare che le opere che hanno cercato questa riabilitazione e che l'hanno fondata con argomenti seri, anche se a mio avviso nessuno di questi è totalmente accettabile, sono soprattutto quattro. Certe volte penso di, quando sto parlando, di dire cose che molti di voi sanno, ma è difficile sapere esattamente qual è il grado di preparazione di ciascuno nei confronti della storia dell'introduzione di Hegel. Comunque, a mio avviso, i libri che hanno cercato la via della riabilitazione sono tutto quattro. Innanzitutto, il primo è stato quello di Erich Weil, o Weil, ma è il francese, Hegel lo Stato, pubblicato negli anni 50 e poi tradotto in italiano. In italiano in un'opera complessiva che si chiama Di Weil, intitolata Filosofia e Politica, qui è compreso questo saggio molto importante sul Hegel lo Stato. La tesi, secondo me, di Weil, con tutto il rispetto per me, è debole. Sostiene che la riabilitazione di Hegel si può fare soprattutto nei confronti della interpretazione di Hegel come teorico dello Stato prussiano, perché in realtà, lui dice, Hegel non è il teorico dello Stato prussiano. Hegel è il teorico dello Stato in quanto tale, è il filosofo dello Stato. Noi impariamo da Hegel che cos'è lo Stato, l'essenza dello Stato. Del resto, Hegel, la stessa prefazione della filosofia del diritto, aveva detto che la sua intenzione non era certo quello di designare l'ottima Repubblica, ma era quello di cercare di capire che cos'è lo Stato nella sua realtà, l'essenza dello Stato, il concetto dello Stato, per dirla con espressione hegeliana. Ora, questa interpretazione a me pare debole, perché in realtà, se noi leggiamo la terza parte dell'eticità, del sistema dell'eticità di Hegel dedicata allo Stato, Hegel descrive, analizza in qualche modo, fa l'apologia della monarchia costituzionale. La monarchia costituzionale che è una forma di Stato, non è lo Stato, è una forma di Stato. Se io dovessi dire qual è il filosofo dell'età moderna che può essere considerato il teorico dello Stato indipendentemente dalle diverse forme che lo Stato può assumere nella storia, direi Hobbes. Hobbes sì è il teorico dello Stato. Tant'è vero che Hobbes, dopo aver descritto come nasce lo Stato, con quella famosa ipotesi hobbesiana dello Stato di natura, che può storicamente incarnarsi in varie forme storicamente diverse, che poi Hobbes sostenga nel capitolo delle varie forme di governo che lui personalmente preferisce la monarchia, ritiene che la miglior forma di governo sia la monarchia piuttosto che la democrazia e l'aristocrazia, questo è un altro discorso. Beh, è noto che quando Hobbes fa questa proposta e sostiene argomenti in favore della monarchia, aggiunge subito: badate che sono argomenti probabili. Quando descrive l'origine dello Stato, dice che applica il metodo geometrico. Ha ragione o ha torto?
e quindi fa della vera filosofia dello Stato. Ma quando sostiene che è preferibile la monarchia alla democrazia austriaca, fa della filosofia dello Stato e esprime le sue preferenze. No, Hegel no. Hegel scrive la monarchia costituzionale. Il suo Stato è la monarchia costituzionale. Direi quasi, ma questa è una parentesi, che si potrebbe considerare di più teorico dello Stato, per passare ad un autore contemporaneo, Max Weber, che non Hegel. Anche Max Weber dà un'interpretazione generale, se non dello Stato tout court, dello Stato moderno. Descrive lo Stato moderno come uno Stato che è fondato su una determinata legittimazione del potere, che è quella ben nota, formale, razionale, legale, come si voglia chiamare. Ma anche per Hegel, anche per Weber, questa forma di Stato che corrisponde alla nascita dello Stato moderno può assumere varie forme di governo nel senso della parola. Lo Stato burocratico razionale può essere tanto una repubblica come una monarchia, tanto una democrazia come uno Stato autoritario. Tanto è vero che sapete benissimo che Weber ritiene che questo Stato burocratico sia caratteristico degli Stati capitalistici, ma sarà, morì troppo presto per vedere come la storia andava a finire, sarà una caratteristica, anzi forse più accentuata, degli Stati socialisti, dello Stato, grande Stato socialista che stava sorgendo allora dopo la guerra, quando egli morì. La seconda riabilitazione è quella di Richter, il libro ben noto, tradotto anche in italiano, è del 57, tradotto in italiano tra l'altro da Guida, 1970, è la tesi, diremo così, più radicale. Hegel non è il filosofo della restaurazione, anzi al posto è il filosofo della rivoluzione. Però siccome è un tema molto molto importante questo, e che ha dato luogo a molte discussioni, non ne parlo ora, perché voglio dedicare gran parte dell'ultima lezione, quella che è diventata una conferenza pubblica, prima che lo sapessi, voglio dedicarla a questo argomento, che mi sembra uno degli argomenti più importanti del dibattito hegeliano di questi anni. Però aggiungo che secondo me questa tesi non solo è debole, ma debolissima. I libri che certamente hanno fatto, direi un po', gli altri due libri che hanno fatto più smuovere le acque, perché sono ricorsi ad una documentazione diversa. I primi due ricorrono ad una interpretazione diversa delle opere di Hegel conosciute. Questi altri due libri invece ricorrono ad una documentazione diversa, e sono il libro ben noto di i libri, anzi perché ne ha scritti parecchi, di Don't, Hegel segreto, di cui parlavo proprio ieri sera, cioè Hegel segreto e Hegel e il suo tempo, sono due i libri, tutti e due tradotti in italiano, del 1968, e poi alla fine i libri o i saggi di Hilting, ben noto qui a Napoli perché ha fatto conferenze, ha lavorato qui, ha pubblicato tra l'altro la Religion sulle filosofie, le lezioni di filosofia della religione, i cui saggi sono stati raccolti in un volume pubblicato dalla Terza, intitolato Hegel diverso, del 1973. La tesi di Don't è molto interessante, ma è stata anche molto criticata. Adesso esporla sarebbe forse un po' lungo, ma credo che la maggior parte di voi sappiate qual è la tesi di Don, cioè sostiene che in realtà ci sono due, anzi lui sostiene addirittura tre filosofie del diritto di Hegel, tre. Quelle di Hilting sono due, ma quelle di Don sono tre. Vale a dire, quella pubblica, il libro,
libro pubblicato nel 1820-21, che è la, la raccolta delle sue, di un suo corso, del corso tenuto da Hegel l'anno precedente. Poi la seconda filosofia del diritto è quella che gli amici potevano leggere fra le righe. Terza, quella di cui Hegel segue effettivamente le massime nella sua esistenza quotidiana. Lui sostiene che, questo, che Hegel in realtà, per ragioni di censura e per ragioni, diremmo così, di vincoli che aveva con lo Stato prussiano che l'aveva fatto andare a Berlino, doveva sostenere certe tesi però che non corrispondevano al suo animo. Hegel e Donta raccoglie una quantità di fatti, di vicende, episodi della vita di Hegel estremamente interessanti. Hegel era molto vicino a dei giovani studenti rivoluzionari, aveva frequentato le logge massoniche, probabilmente era stato massone, aveva insomma, come cittadino, come uomo politico, come uomo che fa politica, aveva degli atteggiamenti, aveva una condotta politica che era molto diversa da quella che risulta dai suoi libri. Si possono fare però delle obiezioni. L'obiezione mi pare molto incisiva e secondo me convincente, è stata fatta dallo stesso Hotman, il quale dice: la ricerca di Dont delle fonti nascoste del pensiero di Hegel ha il fascino dell'opera del detective, ma le prove di Dont non reggono completamente il peso dell'interpretazione, perché ci sono troppe cose che contraddicono questi indizi. E poi, questo mi sembra un'affermazione di rilievo, e poi questi fatti non sono argomenti filosofici. Anche Cesa ha scritto un saggio in discussione di questa interpretazione di Dont, che poi è stato raccolto nel volumetto pubblicato anche questo da Guido, intitolato Hegel, filosofo politico, nel 1976. Dopo aver riconosciuto i meriti delle ricerche di Dont, espone i suoi dubbi sui risultati facendosi anche questa domanda: lo Hegel che è, cioè Dont, delinea può sembrare in molti tratti più affascinante di quello che la tradizione biografica ci ha consegnato. Ma è sicuro che sia quello autentico? Tra l'altro qua un confronto che a me è sembrato abbastanza credibile col nostro Gentile. Anche c'è un Gentile segreto, è il Gentile che aiutava gli antifascisti. Ma questi fatti sono argomenti filosofici, ecco, per riprendere l'espressione di Hotman. È un argomento filosofico. Il fatto che Gentile avesse protetto molti antifascisti, che avesse diretto l'enciclopedia italiana facendo collaborare molti antifascisti, addirittura tutta la sezione della filologia classica era stata assegnata a De Sanctis, che era uno dei professori che mi aveva giurato. Può cambiare qualche cosa sulla dottrina fascista di Gentile? Secondo me non cambia assolutamente niente. Se volete sapere la mia opinione, non so quale importanza possa avere, ma insomma ve la do, perché desidero finire con non dico con una provocazione, perché poi si tratta di un'interpretazione molto terra a terra, ma con un problema che può essere discusso.
Se volete sapere la mia opinione, è che Hegel non era né un reazionario né un liberale. Era un conservatore, parlo dello Hegel degli ultimi anni, della filosofia del diritto, non parlo dello Hegel dei giovani, quello che aveva fatto la danza sull'albero della libertà, quando avevano sentito le prime notizie della rivoluzione francese. La mia impressione è che in queste dispute le categorie politiche, reazionari, conservatori, liberali, eccetera, eccetera, democratico, fascista, nazista, siano usate senza alcuna precisione e con la totale mancanza di sfumature. Per esempio, Don't crede di poter sostenere che Hegel era un liberale, questa a me pare l'obiezione più seria che fare a Don, criticando coloro che lo hanno considerato un reazionario, come se non ci fossero altre categorie disponibili per interpretare un filosofo, per dare un'interpretazione politica di un filosofo, che queste due estreme, un reazionario o liberale. Hegel non era certo un Haller, cioè una famosa polemica contro Haller, nella filosofia di diritto, né un De Maistre, né un De Bonau. Ma però non si colloca neppure, certamente non si colloca neppure nel filone del pensiero liberale che va da Locke, Kant, Humboldt, Constant, Tocqueville, tutto il utilitarismo inglese, Mill, eccetera. Non era un reazionario perché era un sincero difensore della monarchia costituzionale e quindi in sostanza della monarchia limitata, regolata, moderata. Non fu un liberale perché non considerava nessuno dei principi fondamentali del liberalismo moderno e non li condivideva. Dopo la rivoluzione francese e dopo la scoperta dell'economia politica. Cito solo alcuni passi della filosofia del diritto dove la polemica contro l'atomismo predicata dalla rivoluzione francese contro e in difesa della concezione organica dello Stato, Hegel contrappone sempre alla concezione atomistica che ha disarticolato lo Stato negli individui come atomi, la contrappone sempre alla concezione organica dello Stato. Questa è una polemica continua. Quando Hegel, chi ha familiarità con le opere di Hegel, sa quando Hegel usa la parola atomo, riferito alla politica, lo usa sempre in senso spregiativo, sempre, sempre. Mentre questo atomo, che poi l'individuo, è il fondamento, la nascita, lo stampo moderno, quello che ha dato origine al contrattualismo, quello che ha dato origine alla teoria di Locke e così via, che è quello che rinasce, questo lo vedremo nelle prossime lezioni, nel neocontrattualismo contemporaneo. Cito alcuni passi, e ne salto perché adesso vedo veramente di potarti. Paragrafo 290 della filosofia di diritto. Contrappone agli atomi dispersi la tesi che, cito testualmente, il potere legittimo esiste soltanto nello stato organico delle sfere particolari. La forza degli stati non sta negli individui singoli, ma nei gruppi, nei ceti, nelle corporazioni. Hegel, da questo punto di vista, è ancora legato allo stato di ceti, piuttosto che allo stato democratico, che nasce dall'atomismo. Lo stato democratico, a torto ragione, nasce dall'atomismo. Lo Stato democratico è fondato sul fatto che questi atomi abbiano tutti il diritto di partecipare alla vita politica. Non, di qui non si scappa. Lo Stato democratico è fondato sul suffragio universale. E il suffragio universale presuppone gli atomi. Cioè presuppone che gli individui siano considerati tutti uguali,
c'era appunto gli atomi. E solo dalla raccolta di questi atomi, dall'insieme di questi atomi, si può fare una decisione, si può prendere una decisione collettiva. Paragrafo 802. In difesa della mediazione delle corporazioni, dove si legge che il potere della massa, per massa intende la moltitudine disarticolata, quella che Hobbes chiamava la moltitudo, contrapposta al popolo, ma si parte dalla moltitudo. Nello stato di natura esiste solo la moltitudo, cioè degli individui sparsi, e contro lo stato organico. Paragrafo 803. Contro la veduta atomistica che scompare già nella famiglia anche nella società civile. E per Hegel quindi è superata dalla famiglia e dalla società civile, dove il singolo è membro dell'universale. Paragrafo 308. La rappresentanza non può essere per Hegel se non mediante i ceti, non i ceti. E poi fra l'altro non tutti i ceti, ma soltanto il ceto medio, il ceto degli artigiani, dei fabbricanti, non certo il ceto rurale, il contadino, che è escluso. Questo per quel che riguarda Hegel e la democrazia moderna, Hegel e il diritto naturale, Hegel e il liberalismo, il quale è fondato sul principio della tutela dei diritti naturali dell'uomo che appartengono in proprio a questi atomi, appartengono tanto in proprio a questi atomi che lo Stato, secondo la concezione liberale, non può invadere questa sfera di libertà, deve trattenersi, frenarsi di fronte a questa sfera della libertà privata che appartiene soltanto agli individui in quanto tali, non certo ai ceti, ai gruppi, eccetera. È noto del resto che la rivoluzione francese ha eliminato le corporazioni, e l'ha eliminata la corporazione proprio in difesa di questo atomo, che sarebbe poi diventato il protagonista della democrazia moderna. Accanto a questa contrapposizione che riguarda Hegel e lo Stato liberale, secondo me ce n'è un'altra. Dopo la scoperta dell'economia politica e quella che oggi si chiama la razionalità del mercato, la razionalità spontanea del mercato, la dottrina liberale aveva difeso la teoria dello Stato minimo, a cominciare da Smith, per arrivare a tutti i teorici del cosiddetto laissez-faire, eccetera. Cioè, pensiamo alle famose battute di Adamo Smith sullo Stato, quando dice che lo Stato deve fare il meno possibile, lo Stato deve preoccuparsi soltanto della difesa esterna, della difesa interna, la polizia, è il famoso Stato custode, Stato guardia notturna, e poi qualche volta può intervenire anche per organizzare i lavori pubblici. Lo Stato di Hegel non è lo Stato minimo. Hegel difende il polizaggio Stato, lo Stato del benessere nell'interpretazione tedesca, lo Stato ideologico, di quegli anni, cioè quello che i terrestri tedeschi chiamavano Wohlfahrtstaat, che vuol dire esattamente Stato benessere, il Welfare-State non è altro che una traduzione da tedesco. Ora, dicendo che Hegel fu un conservatore, non intendo affatto dare un giudizio di valore negativo, questo sia ben chiaro, così come non mi verrebbe in mente di esprimere un giudizio positivo se io finalmente mi accordassi nel sostenere che è un liberale o un rivoluzionario. La grandezza di un pensatore non si può fare dipendere dal giudizio, che poi è estremamente cangiante, mutevole, contingente, accidentale, sulle sue idee politiche. Ben misero e meschino
ben misera e meschina quella critica storica che ha bisogno di simili argomenti. Hegel liberale, progressista, rivoluzionario, reazionario, per giustificare il proprio interesse per lo studio di un'opera grandiosa come la filosofia e il diritto di Hegel. Una storiografia filosofica che intende il proprio compito come quello di fare dei processi di assoluzione o di condanna è una pessima storiografia. Con questo non voglio negare l'importanza delle ricerche che correggono errori di fatto, come quelle importantissime, soprattutto di Hilting, illuminano campi oscuri, esplorano nuovi territori, scoprono documenti che migliorano la nostra conoscenza del personaggio. Ma altro è la funzione dell'avvocato difensore, o del pubblico ministero, altro è quella dello storico, che è la funzione di comprendere, di spiegare, di analizzare, di illuminare e alla fine anche di giudicare, ma con un metro che non è quello delle ideologie politiche, con il metro del contributo che quel filosofo, quell'opera hanno dato alla conoscenza del mondo, dell'uomo e della sua storia. E questo contributo, e così finisco, scusandomi di essere stato un po' troppo lungo, e questo contributo da parte di Hegel è stato grande, quale che sia lo schieramento politico al quale lo si voglia assegnare, per antipatia o per simpatia. Grazie. Noi già appunto sapevamo che uno dei grandi meriti di Bobbio è la chiarezza assoluta nella semplificazione dei problemi, e prendendo da lui questa lezione io prego chi vuole intervenire di intervenire non con pari chiarezza, con la volontà di pari chiarezza nel porre i problemi. Tutta la parola ai borsisti e ai ricercatori fanno parte del corso, che instaurano con oggi un dialogo continuo evidentemente con il professor Bobbio, quindi considerandosi qui come a scuola, quindi alunni del professor Bobbio e come tale aventi diritto di non sapere quello che Bobbio sa e quindi di porre domande anche in questo senso, appunto con quella voglia di chiarezza comunque che Bobbio. C'è, sì, vuol dire il suo nome innanzitutto per cortesia. In realtà io non sono né un hegeliano né un hegelista né uno studente del corso, ma sì, inizio per iniziare, per cominciare il dialogo con delle osservazioni che sono un po' esterne per forza di cose. La prima cosa che volevo dire è questo: è vero, sulla filosofia di Hegel in generale, in particolare sulla sua filosofia politica, c'è una ridda di interpretazioni. Queste interpretazioni spesso sono incompatibili tra di loro, ma questa è la provocazione, diciamo, sia pure così. Non è forse anche colpa di Hegel questa ridda di interpretazioni, nel senso che Hegel fu il filosofo che elogiò più di altri la contraddizione in quanto tale. E per fare soltanto un riferimento testuale, nella prefazione, mi sembra, della filosofia, della fenomenologia dello spirito, egli sostiene a chiare lettere che non esiste il vero e il falso, ma che c'è sempre una dialettica interna per cui non si dà mai vero o falso, ma solo un'unità
dei due. Questo può in qualche misura per capire come sia molto difficile per chi si accosta alla pagina hegeliana, tranne una lezione unitaria, diciamo, un punto di vista coerente e portato avanti con determinazione dallo stesso Hegel. Questo per quanto riguarda Hegel. Poi una seconda cosa, una sempre su Hegel, ma anche questa un po' esterna e periferica, direi. Cioè, la distinzione tra atomismo e organicismo nella filosofia di Hegel potrebbe non essere soltanto un fatto politico, diciamo, ma un'influenza di diverse conoscenze di sfondo di tipo scientifico sulla sua formazione politica del pensiero di Hegel. E sarò più chiaro. In qualche misura l'atomismo è collegato allo studio dell'analisi classica e l'organicismo è quello della biologia. In un certo senso potremmo dire che filosofi che sono più organicisti o più legati alla storia del genere, alla storia naturale, come Aristotele e Hegel, sono più influenzati dalla biologia, mentre altri che sono più vicini all'analisi classica e alle sue, direi, derivazioni nel campo dell'economia premarginalista anche, o soprattutto neomarginalista, sono più istintivamente portati all'atomicismo. Quindi in questo senso potrebbe essere non una pregiudiziale politica, ma una di ordine teorico generale, diciamo. Infine una cosa ancora più legata alla mia opinione personale, quindi molto meno significativa. E si è detto, diciamo, sulla classicità di Hegel, naturalmente quando si parla di chi è classico e chi non è classico è sempre questione di opinione, ma comunque direi che anche nella filosofia contemporanea c'è un tentativo di unificazione che magari è più difficile attribuire a singoli pensatori, ma che può essere attribuito a intere correnti di pensiero e a interi concetti unificanti. Io penso soprattutto al linguaggio e al metodo, come due concetti o due categorie generali su cui si è tentato un'unificazione generale del sapere. In particolare, se si pensa al primo Carnap, al suo tentativo di una ricostruzione delle grammatiche di tutti i discorsi possibili a partire dalle osservazioni sensibili, o si pensa a Wittgenstein, delle ricerche filosofiche, con la sua tentativa di costruire le grammatiche di tutte le forme di vita, in sostanza il linguaggio sembra una matrice unitaria su cui è possibile ricostruire la totalità delle nostre conoscenze. Personalmente sono piuttosto scettico nei confronti di questi tentativi, ma anche qui siamo nel campo delle opinioni. E l'altro campo, l'altro concetto, forse è quello di metodo, nel senso popperiano, anche lì l'idea di tentativo ed errore, che poi se vogliamo è una rilettura della dialettica in qualche modo, tenta, poi sbagli, può essere che dopo ci riesci, potrebbe essere un modo più legato alla scienza di leggere la dialettica. In questo senso, anche in questa matrice molto minimale, diciamo, del popperismo, c'è un tentativo di unificazione totale del sapere, diciamo, e quindi anche, diciamo, di uno di quei tre criteri di classicismo. Io ringrazio, mi scuso appunto per le perifericità. Molto interessante. Prego. Sono Lopez Carrera della Università di Granada, Spagna. Il mio caro amico e professore Norberto Bobbio vorrebbe dire qualche cosa sul fondo della sua relazione o collezione. Soltanto qualche parola. Per esempio, non crede lei che Hegel alla fine si può leggere di più diverse forme o maniere, ma che nel fondo la filosofia del diritto di Hegel, la sua filosofia politica e dello Stato, è soprattutto una filosofia della libertà. Se segue la sua
la manifestazione della libertà nelle storie. Ma altra cosa per finire, soltanto dire che la ricchezza della filosofia dello Stato e del diritto di Hegel fa la sua ambiguità, e per questo si può dire di diverse forme, ma io credo che tutti quelli che credono, che crediamo nella libertà, dobbiamo fare la lettura liberale. Grazie. Mi chiamo Raffaele Simoncini. Cercando di non perdermi tra le righe del suo discorso, come lei giustamente prima mette in risalto, ho captato, ho appuntato un tema, una obiezione che lei pone, ed è quella della ripresa degli studi hegeliani che distingue il vecchio hegelismo da quello di oggi. E mi piace ricollegarlo, se mi permette, questo tema ad alcuni spunti che trovo nel suo ultimo volume, la raccolta di articoli pubblicati sulla stampa e così via. Tra le righe, se mi permette, leggendo tra le righe di questo volume, mi è parso di capire che in lei ci sia il rifiuto di una certa corrente del marxismo contemporaneo, se per contemporaneo vogliamo considerare per contemporanea la scuola dell'Olpiana, che oggi continua in Colletti e così via, e una certa posizione di attesa invece nei confronti del marxismo storicista o in senso lato del marxismo diverso, dei nomi Badaloni, penso soprattutto a Cesare Luporini e ai suoi saggi sul rapporto Hegel-Marx. Giungo alla domanda: vorrei sapere la posizione come considera lei, mi scusi, mi sto un po', cerco di raccogliere le idee, come considera, presupponendo un discorso sulla dialettica che riprenderò scrivendomi possibilmente la domanda per essere più chiaro, per avere argomenti più convincenti, come considera due documenti, la lettera famosa alla Salle di Marx del 58 e soprattutto il postscritto del 73. Sono due documenti che, a mio avviso, ripropongono in modo determinante, che va al di là di ogni possibile interpretazione, il problema dei rapporti, della filiazione o meno diretta, di Marx da Hegel. Un rapporto di odio-amore, se vogliamo chiamarlo, ma il fatto che Marx si professi uno scolaro di quel grande maestro che ha riletto, e se ci sarà tempo in seguito rileggerà con piacere, la logica hegeliana, perché nella logica hegeliana c'è il fondamento della conoscenza del tempo e forse la risoluzione del problema filosofico che a Marx stava a cuore. Ricordo, per chiudere, oltre questa richiesta che le faccio di chiarimenti, se possibile, l'inizio di un saggio di Luporini comparso, se non erro, in una miscellanea edita dalla Terza, che raccoglieva che aveva per titolo L'eredità di Hegel, tra gli altri erano il professor Calabrò, il professor Luporini, eccetera. Vorrei sapere se lei non è d'accordo sul fatto che la questione di una eredità hegeliana potesse apparire ai fondatori del materialismo storico una questione un po' strana. La ringrazio. Se non le pare strano, Luporini mette in risalto la questione che probabilmente questo concetto della eredità hegeliana sarebbe apparso a suo tempo come fuor di luogo o strano, quantomeno
ai fondatori del materialismo storico. La ringrazio. Suggestioni forse. Prima, mi pare che è vero che Hegel è eminentemente filosofo politico se si usa quel criterio delle interpretazioni principali, wirkungsgeschichtlich, naturalmente, il centro della filosofia di Hegel è la sua filosofia politica. Ma la questione si ponga se il vero centro della filosofia di Hegel sia la sua filosofia politica. E mi pare che la filosofia dello spirito assoluto è almeno tanto importante che la filosofia dello spirito oggettivo. Una seconda suggestione, Hegel certamente ha tentato di comprendere la storia e il suo tempo e la filosofia dello Stato che noi troviamo nel Hegel è naturalmente una filosofia che in gran parte sia una descrizione dello Stato sul tempo. Ma credo anche che perché era una filosofia storica, una comprensione storica, dovrebbe essere una filosofia aperta. Negli ultimi anni Hegel ha scritto su English Reform Bill, credo che per Hegel stesso lo Stato prusso non fu mai qualcosa di ultimo, senza possibilità di altro passare. Credo anche che fatti non sono argomenti filosofici, è vero, ma nei fatti lavora la talpa. No, la filosofia per Hegel non è soltanto il bel libro del professor Bodei, cioè, non soltanto la civetta. E credo che quello che diceva il professor va nella stessa direzione, che Hegel per la sua filosofia pratica, alcuni fatti che Don ha esposti, ha mostrato forse che il tempo non era maturo ancora per sviluppare una filosofia di un altro Stato, ma che la sua concezione dello Stato era storica e aperta. Gentile, e poi chiudiamo gli interventi di oggi. Di questo abuso, ma siccome non sono sicuro, non escludo di venire, ma ero stato provocato da una cosa, cioè volevo fare una domanda al professor Bobbio, non su Hegel ma attraverso Hegel, quindi la domanda è proprio a Bobbio, e cioè riferendomi all'insistenza con cui ha parlato di forzatura provocatoria parlando di Hegel politico, perché in realtà ci sono possibili due provocazioni a mio avviso con questa forzatura. Una provocazione relativa ad Hegel, ma mi pare che quasi tutta la relazione di Bobbio è stata per smontare l'idea che sia provocatorio oggi parlare di Hegel come politico, dato che anche la sua filosofia è stata interpretata tutta attraverso degli schemi politici, anche se poi Bobbio conclude non sono gli schemi più idonei per trattare l'argomento. Ma la provocazione potrebbe essere anche relativa alla politica, cioè
Io credo, cioè, è la domanda questa, è una domanda, si può intendere provocatorio quello che lei dice, ha detto e dirà relativamente a Hegel politico anche in relazione alla concezione della politica? Perché certamente, riferendosi ad Hegel, non si può parlare di politica come meccanica o pura meccanica delle forze politiche, non si può parlare di politica come pura scienza operativa dell'esercizio del potere, e qui allora divento malizioso, non si può parlare di politica neppure come regola del gioco, e ricordando quello che Bobbio ha scritto sulla politica come regola del gioco, si capisce in che senso vada la mia malignità. In realtà io credo che l'accostamento di Hegel e Platone avvenga anche proprio perché sono due modi di intendere la politica diametralmente opposti a quello che, diciamo così, comunemente si dice politica e che per certi aspetti davvero rientra piuttosto nella società civile piuttosto che nella eticità. E ultima osservazione, ma l'eticità è l'ultimo, ha insistito Bobbio, è l'ultimo momento, è messo alla fine, non all'inizio, ma direi che è messo alla fine come lo Stato è messo alla fine in quel passaggio tra famiglia, villaggio e Stato, appunto nella politica di Aristotele. E allora, moralità oggettiva, sì, a condizione però, da un lato, di non dimenticare quello che mi sembra ci facesse osservare prima il collega, che c'è tutto lo spirito assoluto poi. Moralità oggettiva a condizione di parlare la moralità che si è istituzionalizzata. In altri termini, la domanda è questa, mi pare poco provocatorio parlare di, relativamente ad Hegel, parlarne come di un, sostanzialmente di un politico, molto provocatorio se è coinvolto nella provocazione la concezione attuale della politica, la concezione, diciamo così, corrente della politica. Ecco, ci sarebbero state altre domande di parola che si spostano a domani, perché domani già in apertura di seduta vi sarà il protocollo che riassume oggi e poi vi sarà il, per appunto coloro che sono ammessi a frequentare il corso, la regolarità del dibattito dopo ogni lezione. Quindi è inutile ora ulteriormente intervenire, chi aveva chiesto la parola oggi si riserva domani di riproporre problemi di cui anche oggi si è parlato. Il professor Bobbio risponde a quello che crede, rinviando anche se è necessario, perché no, sono argomenti, alcuni di quelli accennati, che saranno sicuramente ripresi e forse anche troppo esistentemente torneranno dalle prossime riunioni. Quindi il professore... Non è facile rispondere così a delle domande certamente intelligenti e anche complesse, quindi rispondo, sì, rispondo a tutte, ma brevemente, anche perché mi pare che la seduta sia già stata abbastanza lunga e non vorrei stancare gli ascoltatori. Per quel che riguarda gli interlocutori che abbiamo davanti, che non vedo più, c'è questa domanda a colpa di Hegel, che sosteneva la teoria dialettica della contraddizione se avesse interpretato contraddittoriamente, però non, cioè, queste contraddizioni, le contraddizioni tra le varie interpretazioni di Hegel nascono non sul terreno, diremo così, della contraddizione reale, ma della contraddizione di Hegel che riflette sul reale. Mi pare che la grossa decisione sia fatta con questo criterio. Cioè, queste interpretazioni sono interpretazioni contrastanti perché non perché Hegel sostenga la tesi della contraddittorietà del reale, ma perché lui nella interpretazione del reale può essere contraddetto. Sono due cose completamente diverse. E quando si contraddice rispetto all'interpretazione del reale, posto che si contraddica, non può certamente difendersi dicendo che lui si è contraddetto perché il reale è contraddittorio. Non so se mi spiego, ma questo mi sembra molto chiaro, capisci? Per cui direi no, le interpretazioni
Le interpretazioni di Hegel sono antitetiche proprio perché nella interpretazione del pensiero politico ciascuno di noi mette una carica emotiva, mette dentro, diremo, tutta la sua passione politica, e quindi, come ho detto proprio all'inizio del mio discorso, cerca se un autore è soprattutto un classico che autorevole, un ipse dixit, cerca di adattarlo alle sue ideologie, cerca di confermare, trovare una conferma, quasi una giustificazione, una convalida delle sue teorie attraverso grande pensatore. È per questo che un grande pensatore si presta alle varie interpretazioni, perché ciascuno cerca di portarlo da quella parte. Questa mi sembra la ragione fondamentale per cui ci sono queste menzioni, che non mi sembra che abbia, che tutto questo abbia a che fare con la dialettica e la contraddizione dialettica. Quella osservazione invece mi sembra molto giusta, è che la differenza tra i fautori dell'atomismo e i fautori dell'organicismo può essere ricondotta a due diversi modelli di scienza, la fisica da un lato e la biologia dall'altro. Questa mi sembra un'osservazione giusta. Però, posto questo, il fatto che lui è un modello biologico e non certamente è un modello organicistico, un modello biologico, non c'è dubbio, ciò non toglie che bisogna interpretare Hegel come organicista e non come atomista. E una volta interpretato come organicista, egli cade fuori dalla tradizione liberale che è atomistica. Ecco, io quello, mi sembra che anche da questo punto di vista l'osservazione sia giusta, ma non tocca il discorso che io avevo fatto. Beh, sì, c'è anche quell'osservazione sui tentativi di unificazione del linguaggio delle varie filosofie attraverso il linguaggio e attraverso il metodo, ma mi sembra che lo stesso Mavettoni, che ha sostenuto questa tesi, non sia molto convinto che sia possibile, e del resto poi in pratica si vede che le varie filosofie sono state interpretate nei modi più diversi, indipendentemente dal loro linguaggio e dal loro metodo. Il professor Calera, che ho piacere di vedere qui dopo tanti anni, non molti anni, ancora 4-5 anni fa, quando mi invitò, io ero in Spagna, Calera, che tra l'altro è uno studioso di Hegel, che ha scritto delle opere su Hegel, anche sul problema dei diritti dell'uomo in Hegel, mi invitò a fare una conferenza a Granada, ma erano altri argomenti. Hegel avevamo lasciato fuori Hegel, e posso dire, anche era con mia moglie, io ricordo questa giornata passata in Granada per un fatto storico per la Spagna molto importante. Alla sera, si ricorda, eravamo a casa sua, accese la televisione e presenziamo insieme con il professore, sua moglie, io con mia moglie, alla seduta in cui il Parlamento, le Cortes spagnole, veniva approvata la Costituzione, questione spagnola. Quindi è una data storica per la Spagna, adesso non ricordo più quale giorno sia, ma è una data storica. Abbiamo assistito attraverso la televisione alla discussione in Parlamento con i discorsi dei rappresentanti dei vari partiti. Ecco, sì, io sono d'accordo. Calera dice: la filosofia del diritto di Hegel è una filosofia di verità, questo non c'è dubbio. È un tema che Hegel ripete continuamente all'inizio dell'opera fino all'ultimo. È lo spirito oggettivo, è il diritto, anzi dice il diritto,
per poi il diritto poi si è inteso in vari modi nel libro. Il diritto è la realizzazione della realtà, ecco, su questo non c'è dubbio. Però detto questo, non è che abbiamo eliminato gli equivoci, perché la parola libertà è piena di equivoci. Che cosa significa? Che cosa significa realizzazione della libertà? Noi ci troviamo ancora una volta a poter interpretare Hegel in maniera diversa, anche opposta, partendo da questa definizione. Realizzazione della libertà. Quale? La libertà dei liberali o la libertà, diremo così, di Rousseau? Sono due cose diverse. Io ritengo che quella di Hegel sia più la libertà di Rousseau, cioè la libertà dell'individuo che si identifica col tutto, quindi sono organiche le libertà, ma questa non è la libertà dei liberali. No, certamente non si può dire che in Hegel ci sia la realizzazione della libertà nel senso liberale. Questo non c'è. La famosa differenza tra la libertà degli antichi e la libertà dei moderni, c'è questa edizione. Il saggio di Constant 1218 era proprio più o meno scritto negli stessi anni, anzi nello stesso anno in cui Hegel faceva il suo primo corso di filosofia del diritto. Ora, la libertà di Hegel, la libertà degli antichi e la libertà dei moderni, dal punto di vista Constant c'è la libertà degli antichi, non è la libertà dei moderni. Ecco, questo per dire che anche accettando questa definizione il problema rimane. Il problema delle possibili diverse interpretazioni della filosofia del diritto di Hegel rimane. Poi Simoncini, ma questo mi fate domande molto difficili a cui non so molto rispondere, perché sa il rapporto col marxismo. Marx oggi si direbbe con l'espressione il tasso di Hegel che c'è nel marxismo, oggi questa espressione sinistrese userebbe così, il tasso di Hegel che c'è nel marxismo. Ora non lo so, questi non lo so, io dico questo, io ritengo che l'importanza oggi di Marx sia in quelle opere che probabilmente sono più lontane, no, dalla tradizione hegeliana. Io credo che ci sia un Hegel giovane che ci getta, per usare l'espressione di Malcolm con Hegel, che considera Hegel un cane morto, eccetera. Però se noi guardiamo proprio le grandi opere di Marx, il Capitale, eccetera, insomma, le fonti di Marx sono l'economia classica, insomma, sono l'economia classica, l'economia e non tanto Hegel. Comunque, sa, ecco, io guardo che non ho voluto, io sono stato molto prudente, mi sono limitato a dire che oggi il dibattito su Hegel è nato soprattutto per il rapporto che si è voluto stabilire tra Hegel e Marx. Ma se dovessi dare ragione a Lukács o piuttosto a Mario Rossi, che le citate come due tesi controposte, io sarei molto in difficoltà. Il professore collega ecco, sì, lo so, conosco, sì, siamo intrattenuti già ieri sera. Io non è che abbia detto che la filosofia politica è il centro della filosofia di Hegel. Lo so benissimo che Hegel, ho detto del resto che il primo grande dibattito su Hegel è stato un dibattito di carattere religioso. Hegel teista, Hegel panteista, Hegel panlogista, Hegel protestante, insomma. Hegel cristiano, sul cristianesimo di Hegel quante discussioni sono state fatte. Quindi io riconosco che le discussioni che sono state fatte, posso ripetere che qui in Italia il nostro massimo filosofo, che rievochiamo sempre qui a Napoli, è stato Croce, che si è occupato di Hegel, che ha scritto quel famoso libro Ciò che è morto e ciò che vive, in realtà si occupa pochissimo del Hegel politico, per esempio, pochissimo, mentre Gentile no, aveva utilizzato Hegel per la sua teoria dello Stato. Croce no, Croce si occupa pochissimo, quindi io
ho semplicemente detto che in questi ultimi anni il dibattito su Hegel è stato un dibattito soprattutto politico, proprio perché se noi guardiamo alle due controversie che sono sviluppate in questi anni su Hegel, quella Hegel-Marx e quella cosiddetta della riabilitazione, sono tutte e due, riguardano tutte e due Hegel politico, tutte e due riguardano Hegel politico. Ecco. E mi sono limitato a dire che trovo molto giusta l'osservazione di Riccardo Cesa, che è diminuito l'interesse per l'interpretazione religiosa di Hegel in modo di quella politica, ma riconosco, sono pienamente d'accordo con il collega, che Hegel non è soltanto quello, ecco, certo non è lo spirito soggettivo, c'è lo spirito assoluto, e del resto anche Platone non era soltanto un filosofo politico. Questa è stata un po' la mia provocazione per dire sì, anche Platone in fondo è stato un filosofo non soltanto politico, però non c'è dubbio che l'importanza del Platone politico è stata enorme in tutto il corso della storia, quella di Hegel. Ecco, una filosofia aperta. Sì, in un certo senso, sì, lei ci ha detto, ha parlato di una filosofia aperta. Io ritengo di sì. Una filosofia aperta, anche se nell'ultimo saggio, quello sulla Reform, che è proprio l'ultima opera scritta da Hegel, riprende molti dei suoi concetti fondamentali, sa, li riprende tutti. La sua antipatia per l'Inghilterra è chiarissima. E da questo punto di vista era proprio un tedesco, Hegel. Dio stramaledica gli inglesi, insomma, il motto di Hegel, guarda che in tutta la filosofia della storia, quando si imbatte nell'Inghilterra, da sempre un giudizio negativo, sempre, e anche nel Reformbill in fondo considera negativo in Inghilterra quello che noi invece consideriamo positivo. Cioè il fatto che non abbia una costituzione formale, razionale, che tutto si sia tramandato attraverso i costumi, le consuetudini, eccetera, Hegel, al razionalista Hegel dà enormemente fastidio. Mentre è quello per cui l'Inghilterra è stata maestra di un così di vita politica a tutta l'Europa, molto più che la Prussia, molto più che la Germania. Ecco, questo è qui deve essere molto chiaro. Hegel detestava l'Inghilterra. Perché in tutto il corso della filosofia della storia apprezza i regimi monarchici e quelli democratici, e non ama quelli aristocratici, e considera sia la Repubblica Romana, sia tutta la monarchia inglese come esempi caratteristici di sistemi aristocratici. Da questo punto di vista, quindi, questo ultimo scritto mi sembra che confermi certe posizioni, certi pregiudizi, diciamo pure, perché anche Hegel poteva avere i suoi pregiudizi. Quindi filosofia aperta, sì, anche se, e qui, ma però è un discorso che voglio fare nell'ultima lezione, anche se lo Stato di Hegel rappresenta veramente nello spirito oggettivo l'ultima istanza. Hegel non prevede il superamento dello Stato, non lo prevede. Nelle ultime pagine sul diritto pubblico esterno vede la storia umana come un conflitto continuo, perenne di Stati. Deride Kant che nella pace perpetua escogita un'alleanza di Stati per il superamento del rapporto di Stato di natura che esiste tra gli Stati. Ecco. In realtà quindi aperta, sì, ma aperta in quale direzione? Ecco. Aperta la direzione che lo Stato sarà sempre il protagonista della storia, sempre, lo Stato nazionale, e che potranno cambiare nella storia i protagonisti di questa, i singoli protagonisti, nel senso che ci potrà essere il periodo della storia in cui è protagonista la Germania, e potrà eventualmente poi, ed è certamente il pensiero di Hegel, e ci potrà essere un altro periodo della storia in cui ci sarà un altro Stato protagonista. Ma sempre lo Stato, il soggetto storico di Hegel è lo Stato, non sono i popoli, non sono le nazioni, non sono gli individui, ci sono, sì, ne parlerò, gli individui cosmico-storici, quelli che lo chiama gli eroi, ma sono eroi perché fondano gli Stati.
Quindi lo Stato è il protagonista della storia, il soggetto storico. Sarebbe molto interessante un discorso sui soggetti storici, cioè di dividere le varie filosofie